Oggi vogliamo portare un tema che stiamo seguendo da settimane, che riguarda la ripartenza in generale dei centri estivi, in particolare della prima infanzia, quindi gli 0-3 anni. È un tema sicuramente di attualità, certamente sentito, e in questi giorni anche molto dibattuto e aggiungo anche a ragion veduta. Ma io voglio partire dallo scenario che abbiamo conosciuto fino ad oggi e che conoscono bene le famiglie di questa regione e i nostri ragazzi. Parlo ovviamente di questo lockdown fatto di 3 mesi di socialità negata o comunque intermediata da uno schermo e da un computer, a cui si è associato un grande sforzo da parte dei genitori. Oggi siamo nella fase 2, ci stiamo approcciando alla ripartenza, sempre più persone stanno tornando a lavorare, chiedono ovviamente servizi, chiedono di capire dove poter anche lasciare i propri figli. Quindi deve essere una ripartenza necessariamente accompagnata dalla ripresa in sicurezza, anche dall'offerta socio-educativa tradizionalmente conosciuta in questa regione. Da qui il motivo di questa interrogazione, perché sappiamo bene che dai 3 anni in su sono uscite le linee guida nazionali, i comuni si stanno pian piano attrezzando per la ripartenza, sentendo le necessità naturalmente delle loro comunità. In questa regione sono stati fatti protocolli per qualunque attività, penso ai centri diurni, le spiagge, i Luna Park. Al momento c'è un vuoto preoccupante invece per quanto riguarda la ripartenza delle attività estive degli 0-3 anni. A fronte di una richiesta sempre più pressante delle mamme, dei papà, che chiedono risposte certe, chiare e concrete. Lo chiedo alla regione, so che c'è un'interlocuzione comunque col governo, ma lo chiedo in particolar modo alla Giunta, perché sappiamo che questo ente ha una competenza anche diretta nello stabilire i requisiti dei centri estivi, che sono requisiti di carattere strutturale, sanitario e anche funzionale e di personale. E su questo vorrei sottolineare una richiesta che voglio rivolgere alla Giunta, che riguarda proprio il personale, perché io credo che oggi ci troviamo in una situazione straordinaria e non si può procedere con gli stessi criteri con cui abbiamo proceduto negli anni scorsi, ovvero prevedendo che i centri estivi siano svolti da personale diplomato. Io credo che quest'estate si debba pretendere che siano gli educatori a far parte di questi centri estivi, che sono persone formate e che a loro volta hanno sofferto questo periodo di chiusura lavorando a intermittenza con stipendi forse neanche all'altezza dell'attività che hanno portato avanti, del supporto che hanno dato alle famiglie e spesso in condizioni di disparità con chi lavora invece nel settore pubblico. Quindi io credo che una decisione e una scelta da questo punto di vista vada fatta e quindi chiediamo alla Giunta attraverso quali modalità, in quali tempi riapriranno i centri estivi e che si operi affinché il personale per i progetti messi in campo sia composto evidentemente in via preferenziale da educatori. Grazie. Il protocollo regionale che specifica le linee guida nazionali è già pronto. Noi siamo anche sullo 0-3 pronti ad integrare sulla base del documento già inviato al governo. Ci aspettavamo già ieri un esito dal Comitato Tecnico Scientifico che però si è preso qualche giorno di più. Noi nel frattempo abbiamo necessità di dare una prima risposta alle famiglie, quindi procederemo intanto con il protocollo regionale che riattiva i centri estivi a partire dall'8 giugno sulla fascia dai 3 in su, ma chiediamo al governo in fretta, entro pochi giorni, di metterci in condizione di integrare queste linee anche con la fascia 0-3 su cui saremmo già pronti. Noi vorremmo dare modo, insomma abbiamo dato modo comunque ai comuni e gestori di procedere speditamente con la nuova organizzazione. Il 15 maggio ci siamo visti per dare in anticipo le buone notizie e chiedere di portarsi avanti col lavoro. Tanti gestori stanno già procedendo sulla base del documento regionale e del protocollo che stiamo costruendo ad una riprogettazione delle attività. Non possiamo lasciare la fascia 0-3 sguarnita di risposte fino a settembre. Questo è il messaggio chiaro che abbiamo portato anche al governo. Io devo dire
Mi ritrovo parzialmente nella narrazione fatta dall'assessora Schlein, perché se vado a prendere la bozza, la proposta che è stata fatta in data 28 aprile da parte di questa regione al governo e al ministero, in realtà per la parte 03 si chiede, e leggo testualmente, che con il progressivo contenimento dell'epidemia già in corso possa consentire al governo l'adozione di ulteriori provvedimenti volti a rendere possibile l'avvio di sperimentazione in tal senso. In questo ambito la Regione Emilia-Romagna intende insistere e farsi trovare pronta. Era il 28 di aprile. Io credo che un po' di tempo sia passato da quel giorno, e quindi credo anche che sia poco utile questo rimpallo tra governo e regione. Credo invece che serva molta collaborazione e molta coesione, senza cercare di, come dire, prendersi meriti a volte che forse non si hanno. Ritengo però utile il dialogo che si è instaurato, fermo restando che lo voglio lasciare agli atti, non mi è piaciuto come le dichiarazioni che sono state fatte all'epoca delle linee guida dai 3 anni in su nei confronti della ministra Azzolina, e questo lo dico perché non ritrovo lo stesso atteggiamento oggi, e per me è positivo ed era sbagliato allora. Detto questo, credo che per quanto riguarda appunto la ripartenza della prima infanzia serva partire subito, in sicurezza, minimizzando il rischio se non lo si può azzerare, e io aggiungo anche remunerando questo rischio che i nostri educatori, i nostri operatori si stanno accollando. Bisogna partire subito, perché altrimenti il rischio è che i nostri bambini siano affidati a quella che è per eccellenza la categoria fragile in questa emergenza, ovvero i nonni, e questa è l'ipotesi peggiore che possa realizzarsi. Quindi detto questo, sugli operatori ribadisco che noi insistiamo nel dire che serve mettere in campo persone formate, e quindi credo che in qualche modo vada rivista quella delibera di tipo tecnico che prevedeva i requisiti per l'ordinaria apertura dei centri estivi, per dare la possibilità a chi ha subito a loro volta la situazione di lockdown di poter lavorare e supportare le famiglie. Grazie.